Ora suo figlio è finalmente salvo. Faremo ricadere la colpa sul suo amico. Scusa. D'altronde i denari sistemano sempre tutto. Fanno chiarezza e rendono giustizia. Amos, bevi, Amos, alza la testa dal tavolo, bevi. Un giorno. Un giorno, sì, lo sappiamo, un giorno arriverà il figlio di Dio. Bevi adesso, bevi. Bevi e paga soprattutto. Anzi, facciamo una cosa. Quando arriverà il tuo Dio, farò venire qui a bere con te. Almeno avremo un altro cliente. Poi, se sarà anche bello e tante, non guasta. L'importante è che paghi pure lui. Dimmi piuttosto, com'è questo tuo Dio? Bello, affascinante, povero, ricco! Povero, brutto, povero, è vero. Come potrebbe mai essere Silvino con noi? Vero, Amos? Che volete che ne sappia io? Come cosa volete che ne sappia? Amos, il profeta della giustizia. È così che ti chiamano qui giù, vero? Il profeta della legge divina! Sì? Della legge divina! Amos, ma è vero che è nato il figlio di Dio? Dimmi! Com'è questo figlio di Dio? Bello, affascinante, ma sarà vero? Guardatelo bene. Amos, il nostro vero profeta. Peccato però che di lui nessuno più si ricorderà. A proposito, Amos, parlami un po' di questo tuo Dio, di cui parlano tanto. Com'è questo Dio così acclamato? Parla, perché taci? Perché taci? Parla, profeta! Poiché io so bene quanto numerose sono le vostre trasgressioni, le vostre follie, le vostre pazzie, come sono gravi i vostri peccati. Voi opprimete il giusto, accettate regali, denari, e nei tribunali danneggiate i poveri. Ecco perché in tempi come questi il saggio tace. Perché i tempi sono cattivi, maligni, malvagi. Cercate
il bene, non il male. Finché vivrete. E il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi, come dite. Odiate il male, amate il bene, e nei tribunali stabilite saldamente il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe.